Benvenuto all'appuntamento settimanale di A Tavola con lo Chef. Oggi prepareremo yogurt e primo sale. Gli ingredienti per queste ricette molto semplici sono una schiumarola, un termometro da cucina, questo è da Casaro ma va benissimo anche i termometri da cucina, una spatola per dolci, un cucchiaio, caglio liquido che è facilmente reperibile per le farmacie, fermento oppure yogurt. Io qui già ce l'ho preparato, così vi faccio vedere anche la tecnica con il fermento già attivo. Allora, l'ingrediente principale ovviamente è il latte, che io ho già qui preparato. Sono due pentole, una per lo yogurt e una per fare il primo sale. E la tecnica sono in entrambi i casi due latti pastorizzati. Per quello che riguarda il primo sale, il latte viene pastorizzato a 72 gradi. Per quello che riguarda invece lo yogurt, il latte deve essere portato a 90 gradi. E andiamo avanti, vi faccio vedere come si fa. Iniziamo dal primo sale. Iniziamo con il latte che viene pastorizzato a 72 gradi e poi viene messo a bagnomaria intorno ai 42 gradi. Io giustamente, per non farvi perdere tempo, ho già pastorizzato il latte e l'ho precedentemente raffreddato e adesso vado a controllare un attimo la temperatura. Siamo a ridosso dei 42 gradi e andiamo a fare la parte del coagulo. Quindi dopo aver pastorizzato a 72 gradi si raffredda a 42 gradi a bagnomaria e poi si può procedere direttamente al coagulo. Si fa con caglio liquido vitello, questo si trova tranquillamente nelle farmacie, quindi potete tranquillamente acquistarlo lì e andate a metterci, non ce ne vuole tantissimo, su un paio di litri di latte bastano 3 cc di caglio liquido. Quindi delicatamente vado a mescolare il latte e vado ad aggiungerci il caglio. E questa parte qui ci permetterà di far passare il latte dallo stato liquido allo stato solido. E andiamo a chiudere e a lasciarlo da parte per circa 30 minuti. Fermiamo il latte delicatamente. Mettiamo un coperchio sempre per protezione e lo mettiamo a riposare. Lo sposto qui di lato. E nel frattempo vado avanti per quello che riguarda lo yogurt. Qui c'è sempre latte crudo, è stato, vi faccio vedere togliendo il coperchio, è stato pastorizzato a 90 gradi e poi a bagnomaria è stato raffreddato a 48 gradi. Perché? Per farlo con la pentola. La fase successiva, quando è stato portato a 48 gradi, se si fa con la pentola, bisogna fare o l'utilizzo di fermento liofilizzato, e questo poi se farete i corsi insieme a me vi darò tutti i contatti dove acquistare sia il caglio che il fermento senza dover andare alla ricerca di questo materiale, oppure avere una piccola fermentiera come questa qui che vedete qui di lato, che sono di facile reperibilità online, e questa porta 2 litri. Una volta che il latte è stato portato sui 48 gradi, se stiamo in pentola andiamo a mettere qui direttamente il fermento o lo yogurt. Se stiamo utilizzando la fermentiera, mettiamo il latte dentro la fermentiera e lo stesso mettiamo o il fermento o lo yogurt. La differenza di questo passaggio con questi due sistemi qual è? Che la pentola, siccome le procedure per lo yogurt occorre almeno 8 ore che rimanga il fermento all'interno del latte per farlo diventare poi denso per poterlo poi mangiare, la fermentiera mantiene, come sta riportato nei libri, una temperatura di 42 gradi costanti. Se noi lo facessimo invece con la pentola, ovviamente per 8 ore a temperatura ambiente è difficile che riesca a mantenere quelle temperature. E allora, per suggerimento, vi dico di tenere il latte a 48 gradi, in modo tale che nel corso delle ore per poter diventare yogurt sono sufficienti che da 48 gradi scenderà piano piano fino ai 42 e saranno più o meno trascorse le ore necessarie per diventare yogurt. Quindi io vi faccio vedere
Io già ho preparato anticipatamente ieri, il giorno precedente, ho preparato un po' di yogurt per fare un innesto più naturale. Quindi adesso prenderò dalla fermentiera lo yogurt che ho preparato il giorno precedente, quindi vi faccio vedere anche che tipo di consistenza ha raggiunto lavorandolo a casa con metodo artigianale, e poi una parte di questo yogurt io andrò a innestarla in questo latte pastorizzato. Vi faccio vedere, non so se si percepisce, viene un buono yogurt molto denso e molto cremoso. Noi non facciamo altro che prelevare un cucchiaio di questo yogurt e andiamo ad inserirlo nel latte che è già stato pastorizzato. Lo andiamo a sciogliere. Vi faccio vedere, sollevo leggermente anche se è caldo. Lo andiamo a sciogliere dentro questo pentolino. Lo yogurt deve essere riportato a temperatura ambiente una volta che si utilizza per poterlo mettere dentro il latte, quindi magari un'oretta prima toglierlo dal frigo e poi innestarlo nel latte. Quindi una volta messo lo yogurt non dobbiamo far altro che mettere il coperchio e attendere che trascorrino 8 ore, altrimenti quello che vi ho detto io, la stessa cosa, la stessa procedura, metterlo in una piccola fermentiera, sigillarlo, è sempre meglio che comunque non prenda aria, metterlo nella fermentiera e lasciarlo a riposo per almeno 8 ore. E la temperatura non deve scendere al di sotto dei 36 gradi. Se lo fate solo con la pentola è meglio se mettete anche una protezione di copertura intorno alla pentola. Quindi, per quello che riguarda lo yogurt, diciamo che è di facile esecuzione. Le accortezze che io vi do è utilizzate sempre materiale in acciaio alimentare e chiudete ermeticamente e non fate prendere aria al latte che viene lavorato. Quindi lo yogurt viene pastorizzato a 90 gradi, lo tenete a questa temperatura per circa 5 minuti, dopodiché lo prendete e lo portate a 48 gradi. Da questa parte qui iniziate a mettere il fermento lattico o l'aggiunta di yogurt bianco naturale, senza addensanti, senza correttori di acidità. Detto questo, aspettate 8 ore, dopodiché lo riponete in frigorifero. Il giorno seguente sarà pronto per essere consumato. E questo è quello che riguarda lo yogurt. Vediamo adesso il primo sale. Allora, dopo aver messo il coagulo nel latte, quindi dopo aver messo il caglio, andiamo a verificare dopo mezz'ora l'addensamento del latte. L'effetto sarà tipo panna cotta, quindi dal basso verso l'alto, questo latte sarà completamente coagulato. Andiamo a vedere, prendiamo la nostra spatola, quella da dolce, e andiamo a tagliare il primo sale. Il formaggio praticamente si è completamente addensato da sotto a sopra. Bisogna fare dei tagli larghi da almeno 5 cm verso in verticale e in orizzontale. Fatto queste incisioni, aspettiamo 10 minuti e poi successivamente andiamo a rompere con la schiumarola. Quindi, trascorsi 10 minuti, sarà uscito il siero di spurgo che tiene al caldo la parte che è più esposta verso l'alto e quindi uniformemente riporta il tutto alla stessa temperatura. Prendiamo la nostra schiumarola e andiamo a finire di rompere questa gagliata. Quindi, con movimenti delicati ma decisi, andiamo a mettere la schiumarola dal basso verso l'alto e facciamo a pezzi più piccoli la gagliata. La grandezza è quella più o meno di una nocciola. L'importante è non essere troppo forti nel movimento, quindi si rompe ulteriormente fino a ridurla a pezzi, ripeto, di grandezza di una nocciola, e poi si aspetta giusto un attimo per poi trasferirlo dentro gli stampi. Io, per farvi vedere che si può fare comunque, che a parte la facilità di replicare questo tipo di lavoro, ho preso degli stampi piccolissimi da 40 grammi in modo tale che uno fa il prodotto ed è già anche monoporzione. Quindi, se avete degli ospiti a casa, senza stare a fare troppi giri, fate
fate direttamente con degli stampi da 40 grammi, da 30 grammi, poi ci sono di varie tipologie, anche questi sono contatti che voi riceverete da me durante i corsi di casearia, e questi stampi voi quando è pronto, e in genere dopo 4-5 ore si è già ben scolato e ben addensato dentro lo stampo, non dovete far altro che servirlo nel piatto dei vostri commensali. Io, ecco, ho fatto già una bella rottura, quindi bisogna fare altro che prendere la cagliata e trasferirla dentro gli stampi. Quindi delicatamente vado a posizionare la cagliata dentro lo stampino. Un altro modo si può fare anche che con lo stampino immergete all'interno della pentola e andate a riempire. Vi faccio vedere, si prende lo stampino. Si immerge dentro alla pentola e si riempie direttamente la cagliata. Un'altra particolarità di questo tipo di prodotto, se lo volete fare molto morbido, basta non girarlo e lasciare che si scoli da solo. Se invece lo volete fare un po' più consistente, aspettate una buona mezz'oretta da che l'avete introdotto nello stampo, lo ricapovolgete e fate prendere il disegno da ambo i lati dello stampo. E quello serve per farlo venire più sodo e allo stesso tempo anche più consistente al palato. E continuate così fino a che non finite. Non so se fate caso, ma qui sono neanche un paio di litri di latte e già abbiamo riempito abbondantemente 8, andiamo a riempire abbondantemente già 8 stampini di primo sale. Questo che significa che noi con un paio di litri di latte possiamo fare tranquillamente un antipasto a base di primo sale e poi vabbè, con altri prodotti a voi graditi, e già avete delle monoporzioni con 2 litri di latte. La differenza che c'è tra questo latte che sto utilizzando io, che è un latte crudo biologico, rispetto a un latte acquistato al supermercato, sarà la resa. Con il latte del supermercato poi è anche limitato il tipo di lavorazioni che ci potete fare. Per quello che riguarda lo yogurt e il primo sale, e sia il latte crudo biologico che il latte acquistato al supermercato intero, si può fare questo tipo di ragionamento. Io vi faccio vedere da vicino, se riusciamo a farvi vedere meglio, eccoci qui. Questo è quello che è il risultato finale. Bisogna soltanto avere la pazienza di farlo scolare e poi servirlo al piatto. Se questo prodotto non viene consumato nell'arco di 2-3 giorni, l'altro suggerimento è di tagliarlo a fette da 1 cm, farlo con uovo, pane grattato e saltarlo in padella, e avete anche un buon secondo piatto. Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. E vi suggerisco di seguirci sui canali social della scuola a tavola con lo chef. Vi suggerisco, diciamo, di non perdervi le nostre pillole di serenità. Io vi saluto, un saluto a tutti da Alessandro, il cacio cavaliere. Ciao a tutti.